Gozze di Wine, benvenuti all'estate, estate anche alla Rufina, dove c'è questa bellissima ricerca della freschezza con Alexei che con la sua Orme Vine si è imbarcato in questo bellissimo progetto che culminerà addirittura in un Chianti Rufina Riserva Terre Lecte. Quindi tutti dicevano: vabbè, alla Rufina c'è questa bellissima azienda, ma non produce Chianti Rufina. Serviva solo l'occasione giusta. Quindi, intanto, però, per prendere dimestichezza col Sangiovese, abbiamo imparato ad apprezzare il tuo rosa che c'è preso tantissimo nel 2020 e questo è il 2021. Questo è il 2021, esatto, e con la rosa è un progetto che è molto importante per noi per fare il rosato di Sangiovese, che è il rosato fatto in metodo molto molto internazionale, pressatura diretta, ma da uva Sangiovese, perciò prima di tutto lavoriamo con uva Sangiovese. E anche riceveremo il vino che può sviluppare con tempo, fresco dopo imbottigliamento, e dopo cambia tanto. Per esempio, c'è la grande differenza tra 2020 e 2021. Oggi le portate tutte e due, così le persone possono. E questo, ecco, sui rosa spesso uno beve appena nato, lo beve entro luglio, poi se ne dimentica fino all'anno dopo. Invece qui già l'attenzione sul rosa è già tantissima. Infatti è un vino che conquista subito Facciamo un per. esperimento. Ok. Prova questa e ti darò 2020 e tu mi dica se c'è la Se c'è la differenza. differenza della. Direi che la differenza c'è, ma in questo momento è molto più buono il 2020, perché c'è questa evoluzione. È buonissimo, vabbè, l'altro ovviamente è più dolce, più fruttato, però qui c'è l'evoluzione della spezia, della gessosità, quel carattere che ci piace a noi un po' ricercato, che lo mette ancora lì. Quindi siamo contenti. Riconosci che è il problema è che tutti Tutti bevono, vogliono bevono il 2022, vorrebbero. Sì, Il vogliono 2022 2020. con l'uva appena invaiata del Sangiovese. Perché ci sono le gente che non conoscono che vino rosato Noi siamo qui apposta anche puoi sviluppare nel bicchiere, nel bicchiere e nella sicuramente bottiglia con un po' tempo. come certi bianchi, come la Vernaccia, come tanti altri, almeno un anno di bottiglia va dato anche a rosa. Non è facile, ma questi eventi servono anche a quello, a spiegare, è meglio che avere il bicchiere uno accanto all'altro, è una cosa meglio. Altra cosa che facciamo noi è un vini cru di vigna. Noi abbiamo più o meno unico vigneto in tutta la Rufina, dove Sangiovese e Cabernet crescono insieme. E così noi facciamo il blend Cabernet-Sangiovese 50-50. Facciamo solo 3.000 bottiglie, vendiamo solo a clienti finali, solo all'occasione, quando chiudiamo il cru, quando ci sono abbastanza Quindi gente. bisogna averlo ora, Ci sono perché. 2 annate anche diverse, perché l'annata, diciamo, molto calda, come. No, questa è più calda, Sicuramente. ma anche con poca acqua. Ok. 2017, dai, c'è il rosé. Non preoccuparti. No, Facciamo il 2017. 2017, bel frutto, belle sensazioni speziate, questa nota di mandorla, di nocciola, vino molto avvolgente, si sente sicuramente l'annata calda 17, ma anche la bella vigna, la struttura, la sostanza, il tannino soprattutto è particolarmente raffinato. Vino da tenere per tanti anni. Però il tannino buono va sentito subito, Sì. anche da giovane bisogna che stia in Esatto. bocca, altrimenti. Facciamo 3.000 bottiglie di Sangiovese Cabernet 50-50, facciamo 1.500 bottiglie di Cabernet in purezza E di Sangiovese in purezza. e Sangiovese in purezza 2020, 5 anni dopo la nostra prima vendemmia. Facciamo Chianti Rufina Riserva Terre Lecta. Noi vorremmo fare Chianti Rufina Riserva Terre Lecta al livello che noi possiamo ottenere. Quindi, Questo è a livello sempre, sempre elevato. Quindi grazie mille, Alexei. È sempre una bellissima Grazie.